Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo, questo è un nuovo canale, anche se in realtà io sono già su YouTube in altre vesti per altri argomenti, ma in questo canale, che diventerà quindi il mio secondo canale, voglio portare un po' di argomenti, insomma, più soft, comunque molto soft, che potrebbero essere legati semplicemente ai miei gusti musicali, cinematografici e così via, ma senza parlare di musica e di cinema, che sono argomenti che lascio a chi ne sa di più, ma parlando di quello che piace a me circa queste questioni qua. Voglio iniziare con un po' di reazioni e commentare con voi quelli che sono i trailer degli ultimi tempi, visto che a me il cinema piace molto, piace guardare film, e preferisco guardare un film piuttosto che fare altre cose che a tanti giovani della mia età piace fare, e quindi sinceramente vorrei portare avanti anche questa cosa perché la ritengo una cosa interessante, che comunque piace, va anche di moda e poi comunque se ne può tranquillamente parlare. I film li scelgo in base a quelle che sono le novità del periodo, ma anche in base a quelli che sono i miei gusti. Quindi non parlerò di film che so che potenzialmente non potrei andare a vedere per questioni personali. Quindi ovviamente qualcosa verrà escluso, anche per questioni di tempo e di spazi. Oggi voglio parlare del primo film, che è una biografia, la biografia di Stanioglio, che lo riconosciamo così, anche se chiaramente la traduzione di un nome ovviamente non italiano. Sono un duo comico che ormai è scomparso da moltissimi decenni, un duo comico d'inizio Novecento, più o meno, della prima metà del Novecento, che hanno fatto ridere le generazioni, ma non solo generazioni diverse, ma anche popolazioni, paesi diversi, visto che in Italia hanno fatto un successo grandissimo, pur non essendo italiani. Hanno fatto questa biografia che, secondo me, almeno per come si presenterà, per i personaggi, per la somiglianza di questi attori, è veramente qualcosa di sensazionale, anche perché oltre a ripercorrere le gesta di due attori, si va a ripercorrere anche quello che è stata la vita di due persone, perché prima di tutto erano persone, due amici, oltre che colleghi e duo comico. Quindi direi di guardare insieme, in modo veloce, visto che sono 2 minuti e qualcosina, questo trailer, poi lo commentiamo insieme. Vai! Camera set. All right, back projection. Cue music. And action. Hollywood legends Mr. Stan Laurel and Oliver Hardy arrived in Britain today as they embarked on a national tour. We're doing this while we're waiting for this new picture to come Real together. One. I'm going to make sure that this tour gets off on the right foot. There it is, the Eiffel Tower. It's amazing that you two are still going strong. Still using the same old material. Here they are. Such a wonderful reception, isn't it, Ida? It's okay. Two double acts for the price of one. Pretty empty last night. I guess people just don't want to see Laurel and Hardy anymore. Has he been pushing you a little too hard, babe? You know, Stan. You could have said goodbye, Oliver, a long time ago. We had a good thing going, but you had this big chip on your shoulder because I did a picture with someone else. I couldn't sleep for days when they told me what you did. You're just a lazy ass who got lucky because you met me. Lucky to spend my life with a man who hides behind his typewriter? You betrayed me. Betrayed our friendship. You're hollow. You cannot go on stage again in your condition. I love you. But I won't stand by and watch this nutty tour put you in a wooden box. I should never have had us take this tour. I love him, Ida. You're not leaving, are you, Stan? The show must go on. When you watch our movies, it was just the two of us. All they had was each other. Je ne regret rien. And you shouldn't regret rien either. Ladies and gentlemen, Mr. Stan Laurel and Mr. Oliver Hardy. I'll miss us when we're gone. So will you. Bene, che dire, è un film che secondo me sicuramente sarà un misto di comicità, che è quella che verrà riproposta rispetto a quella che è stata la vera vita teatrale di questi due personaggi, e anche televisiva, visto che poi abbiamo visto in televisione noi come i nostri genitori, per quelli che sono della metà, ma anche i nonni, perché mi ricordo che mio nonno è del 20 e conosceva Stanlio Olio perché li seguiva lì nei primi momenti in cui anche si è potuto avere una televisione dopo il secondo dopoguerra.
Quindi, e poi mio padre, così anch'io. Quindi il fatto che li conosca anch'io a distanza di ormai credo un secolo, se non poco meno comunque, credo che vuol dire tanto su questa grandezza di questi due personaggi, che sono i personaggi rimasti nella storia della comicità, una comicità di altri tempi chiaramente, che nulla a che fare con quella odierna, sempre che ne esista una, perlomeno in Italia non abbiamo grandi esempi, ma comunque nel mondo sì. E il fatto di dedicargli questo tributo, questo film tributo, credo che sia una cosa doverosa. Comunque parliamo di due personaggi che vengono ancora ricordati a distanza di tempo. Quindi credo che sia una cosa interessante. Il trailer è abbastanza lungo, dà già un'idea un po' di quello che sarà il plot di questo film, perché insomma 2 minuti e rotti di trailer è un po' lunghetto rispetto a un trailer normale, visto che probabilmente non è il primo, ma anche un trailer successivo. E quindi si è visto un po' quelli che sono anche quello che. Una cosa che non sapevo era che a un certo punto i due litigano, a quanto pare sta anche male a livello fisico, oltre che poi comunque sappiamo delle malattie che hanno avuto a fine carriera, ma questo non lo sapevo, e poi si riuniscono dopo aver, credo in qualche modo, insomma, superato quelle che erano le discussioni tra i due. È un film che secondo me metterà insieme un po' di emotività, perché sono due persone, quindi l'emotività, un po' di empatia ci sta sempre, e comunque anche la comicità, quindi qualche scena verrà riproposta di quelle che magari abbiamo anche noi visto in televisione negli ultimi decenni. Sono interessante. Ditemi qui sotto cosa ne pensate di questo film, se questa coppia, questo duo, che secondo me è stato il migliore della storia della comicità, almeno di quella recente, nell'ultimo secolo perlomeno, vi è piaciuto questo duo, se vi interessa questo film e per quali motivi, se avete dei ricordi legati a questo duo, appunto perché magari vi è stato tramandato di generazione in generazione. L'amore per questo duo è comico e anche le loro vicissitudini. Quindi aspetto i commenti qui sotto, ci vediamo al prossimo video che sarà quel che sarà, e alla prossima. Ciao!